La Gazzetta dello Sport apre con l'intervista di Kenan Yıldız, Juve facciamo la linguaccia, vincere a San Siro ci darebbe grande energia. Il mio sogno è imitare Del Piero che mi sprona e mi regala consigli. Taglio basso per il Milan, una furia del diavolo rinviata la gara col Bologna. Il Milan non ci sta, taglio laterale per l'Inter, la risposta di Lautaro carica l'Inter, non deve finire come il derby. La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il Napoli di Antonio Conte. Mi scappa Conte assalto a Lecce, 15, in 50.000 al Maradona per blindare la vetta. Napoli per la fuga, Nere e Ngonj vicino a Lukaku. Taglio alto dedicato al caso Bologna-Milan. Ora Bologna-Milan è un precedente surreale assemblea di ore per arrivare alla soluzione più giusta, rinvio a data da destinarsi. Taglio centrale per Inter-Juventus, big match di domenica, Inter-Juve, 280 milioni in tribuna, domani la sfida scudetto con 8 giocatori indisponibili. La prima pagina di Tutto Sport dà spazio all'intervista di Massimo Giletti sulle curve di San Siro. Torino-Milan stessa giustizia, intervista a Massimo Giletti, che su Rai 3 ha fatto luce sulle curve di San Siro. Taglio alto per la vittoria del Torino, ni gioia Toro oltre la paura l'energia e la tecnica del 19enne piegano il Como. Corriere della Sera, l'attacco di Israele all'Iran. Raid aerei nella notte, colpiti obiettivi militari, la decisione dopo i missili lanciati da Teheran agli inizi di ottobre. Le fonti, esplosioni anche da vicino a Damasco. Gli USA, è soltanto per autodifesa. Nuovi dossier sui politici, 4 arresti a Milano, violate banche dati. Ministero della Cultura, Giuli si difende e accusa, ecco tutta la verità. Il ministro, domani guarderò report con i legali. Al-Nassr in ansia, problemi al ginocchio per Laporte. Pioli, non abbiamo ancora informazioni. Al-Nassr nei guai, Aymeric Laporte, centrale difensivo nazionalizzato spagnolo, dopo aver segnato il gol di testa del momentaneo 1-1 contro L.A.L. Kolod, è stato sostituito al 35esimo minuto per un problema al ginocchio. Dopo mezz'ora di partita, riferisce a S, l'ex Manchester City si è accasciato a terra toccandosi proprio il ginocchio. Perdere un giocatore come Laporte, che finora ha segnato 4 gol in So di Pro League 2024-25, sarebbe un duro colpo per Stefano Pioli. Specialmente perché la squadra saudita ha già numerosi infortuni dei quali occuparsi. Al momento filtrano timori in casa Al-Nassr, anche se resta una buona notizia, il difensore classe 94 ha lasciato il terreno di gioco senza la necessità del supporto dello staff medico. La confessione di Rafinha, vedendo che il Barca voleva vendermi ho pensato di lasciare. Ci sono stati diversi momenti, non solo uno, in cui ho pensato di lasciare il Barca. È così che Rafinha ha vuotato il sacco in merito ai rumors che l'hanno dato più volte costretto a fare le valigie per salutare la Catalogna e accasarsi altrove. Autore di uno spaziale avvio di stagione condito da 9 gol e 8 assist in 13 partite, di tutte le competizioni, l'ala sinistra brasiliana classe 96 ha rilasciato un'intervista a ESPN per levarsi un peso di dosso e rivelare dei retroscena riguardanti le prime due stagioni al Barcellona. Alfonso Davies, Man United insistente, contatti ripetuti col Bayern. Real beffato? Nel frattempo, però, stando a quanto riferito da Sky Sports The, è cresciuto seriamente l'interesse da parte del Manchester United. L'interesse dei Red Devils sta diventando sempre più evidente, anche perché il club inglese al momento sta raccogliendo informazioni su Davies. Settimane fa c'era già stata una richiesta esplicita per lui. Lo United vorrebbe ingaggiare il 23enne a costo zero, poiché il contratto di Davies a Monaco scade la prossima estate.
La prova più schiacciante che vedrebbe il canadese lontanissimo da Monaco di Baviera è l'assenza di colloqui, al momento, per un possibile rinnovo. La LFP ordina al PSG di pagare i 55 milioni dovuti a Mbappé. Il club per ora rifiuta. La commissione d'appello congiunta della LFP ha dato ragione a Kylian Mbappé in merito al conflitto con il PSG e ha ordinato al club di pagare i 55 milioni di euro che doveva al fuoriclasse francese. Come riportato da RMC Sport e come era anche facilmente immaginabile, la società ha già fatto sapere di rifiutare questo provvedimento. Un portavoce del PSG ha fatto sapere che ora che la commissione d'appello ha confermato il parere espresso dalla commissione legale, il club ha deciso di portare la questione davanti ai tribunali competenti, pur continuando a cercare di trovare una soluzione amichevole con il giocatore. Tra stipendi non pagati e altri bonus, Mbappé sembra non voler fare sconti. Barcellona, incontro tra Deco e l'agente di Pedri, la firma sul rinnovo non è imminente. Il Barcellona lavora al futuro. Deco si è incontrato questa mattina con Héctor Peris, agente di Pedri e Ferran Torres, per parlare di molte questioni, tra cui anche il rinnovo del centrocampista. La trattativa va avanti da diversi mesi e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, non sarebbe imminente una firma sul prolungamento dello spagnolo perché restano alcuni aspetti da definire. L'attuale intesa di Pedri con i Blaugrana scadrà nel 2026, ma l'ennesima grande partita, quella contro il Bayern Monaco, ha ulteriormente convinto la dirigenza a insistere per trovare un accordo. Durante l'incontro le parti hanno discusso anche della situazione di Ferran Torres, infortunato e con un contratto fino al 2027. Nessun accenno invece ad un possibile rinnovo di Noah Darvić, che sta facendo molto bene con il Barca Athletic e ha altri 2 anni per dimostrare tutto il suo valore. Clamoroso Haaland, in estate potrebbe lasciare il City, è attratto dal Real Madrid. Il mondo del calcio in estate rischia di subire un altro scossone a causa di un trasferimento importante. Secondo quanto riportato da Sky Sports, Erling Haaland potrebbe lasciare il Manchester City ed è attratto dalla possibilità di unirsi al Real Madrid, squadra nella quale giocano Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham e tanti altri campioni. Sarebbe una formazione paragonabile a quella dei Galacticos, con tantissime stelle.